42esimo minuto allo stadio Castellani, Empoli 3 Bologna 1. A te Francesco Repice. Grazie Salameni. 46esimo alla Dacia Arena di Udine, mancano 2 minuti al trionfo del Napoli, 1-1 il parziale, in panchina già si fa festa, piovono i bengala in campo dal settore di stadio occupato dai tifosi più caldi della squadra di Luciano Spalletti. Ormai a un passo dal titolo italiano, dal terzo scudetto, la bandiera che sventola con l'effigie forse più amata, quella di Diego Armando Maradona. Che annata per lui, che annata per il DS, è cominciata qui a Buenos Aires ma poi ovviamente passando per Doha e finendo qui a Udine, mentre a Napoli la festa sarà già scoppiata. È ovvio che Diego Armando Maradona starà scrutando da qualche angolo dell'universo questa situazione meravigliosa, vedendo i suoi tifosi antichi e di sempre finalmente poter esultare per il terzo scudetto con i due che lui aveva regalato con la sua sapienza calcistica inarrivabile ad una città che adesso può cominciare ad esplodere di gioia. Napoli che ha sofferto nel primo tempo, ha subito il gol di Lovric e poi ha reagito nella difesa, nella ripresa con l'intensità e soprattutto trascinato da Osimhen, da quel tiro comunque della formazione napoletana respinto in qualche modo da Silvestri, e poi Osimhen che ha scaricato in porta tutta la sua rabbia, tutta la sua voglia di scudetto. Ormai siamo nel terzo dei 3 minuti di recupero con l'Udinese che attacca, però forse ci sarà da recuperare ancora un minuto perché il gioco è rimasto fermo, perché Silvestri sul lancio di quel razzo in campo è rimasto un po' stordito, e allora ci sarà qualcosina ancora da recuperare e ancora un po' da soffrire per i tifosi del Napoli. Zegedar, il pallone all'indietro per Perez, tutto il Napoli all'interno della propria metà campo, Biol e che manovra il pallone, la panchina del Napoli a ridosso del campo, sono tutti letteralmente impazziti, aspettano solo il fischio finale del signor Abisso di Palermo per poter finalmente festeggiare la conquista dello scudetto. Ci sarà una rimessa laterale, vedremo in favore di chi, probabilmente del Napoli, sede di Lorenzo, con il pallone tra le mani di fronte alla panchina occupata da Sottil, ancora il capitano del Napoli, un altro dei grandi protagonisti di questa storica annata. Attenzione, è finita, sono le 22 e 37 minuti del giorno 5 maggio 2023, il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia leggendaria, tutti i tifosi in campo a festeggiare con i giocatori di Luciano Spalletti, che si è immediatamente rifugiato negli spogliatoi o che invece è lì anche lui a cercare di placare la grande gioia dei suoi tifosi che provano in qualche modo a sorreggerlo, a portarlo in trionfo. È un momento incredibile, gentili ascoltatori, tutto quello che aspettavano dopo 33 anni i tifosi del Napoli si è infine materializzato in una notte alla Dacia Arena di Udine, a migliaia di chilometri, a 1000 chilometri, e da Napoli, dal capoluogo campano, siamo nel 4 maggio, chiediamo scusa, e non nel 5 maggio ovviamente, siamo qui a celebrare uno scudetto meritatissimo da parte degli uomini di Luciano Spalletti, che possono finalmente fregiarsi del titolo italiano che hanno inseguito fin dalla prima giornata, dominando il campionato, sì, in questo scudetto che potremo denominare scudetto del coraggio. Scudetto del coraggio perché il Napoli ha dovuto fare a meno, o perlomeno ha scelto di privarsi di giocatori importantissimi del suo spogliatoio, come ovviamente Kalidou Koulibaly, come Lorenzo Insigne e come Fabian Ruiz, come Ritz, Ciro Mertens, e alla fine, nonostante queste partenze dolorose, d'accordo, ma evidentemente studiate, evidentemente pensate dal direttore sportivo Giuntoli, dal tecnico Luciano Spalletti, dal presidente De Laurentiis, queste sostituzioni, queste decisioni hanno portato a Napoli giocatori che hanno saputo tradurre con la loro presenza in campo quella che è l'idea di calcio di Luciano Spalletti, dominare il gioco con triangolazioni assolutamente pirotecniche a ridosso dell'area di rigore avversaria. Lì abbiamo scoperto che c'è un ragazzo con la maglia numero 77 che si chiama Kara Kvaratskhelia e che assomiglia incredibilmente a un ragazzo
di Belfast che indossava la maglia numero 7, si chiamava George Best, ne ha ricordato in qualche modo anche con quel suo sguardo, con quel suo modo di guardarsi intorno, quasi spaesato, quasi a chiedersi cosa ci faccio io qui, nelle meraviglie che creava all'interno del terreno di gioco. Spalletti è stato portato in curva, adesso è andato ad applaudire i propri tifosi e anche lui, ovviamente Luciano Spalletti ce l'ha fatta, ha coronato il suo sogno, vincere lo scudetto con una squadra italiana, c'era andato vicino o perlomeno credeva di poterlo fare con la Roma, con il suo 4-2-3-1, con Francesco Totti, il suo capitano lì davanti, c'è riuscito stasera con un altro capitano, Di Lorenzo, anche lui è arrivato da Empoli, da quella città che evidentemente ha dato natali calcistici a giocatori che stasera stanno trionfando all'interno di un terreno di gioco ormai tappezzato d'azzurro, che non trova più il verde del manto appunto della Dacia Arena. Perché? Perché è il momento di festeggiare, perché è il momento per coloro che sono entrati in campo di sfogare tutta la loro gioia repressa per 33 anni, una gioia che può finalmente esplodere dopo delle rincorse a un campionato che era sfuggito qualche anno fa con Maurizio Sarri alla guida dopo alla una guida. Vittoria. Attenzione Repice, scendiamo per le strade di Napoli, via Toledo, Giuseppe Lisi, che cosa sta succedendo? A te la linea, vai. Qui è partita la festa, c'è poco da descrivere, è veramente un fiume di persone che adesso si sta dirigendo verso Piazza Pulcinella per poter completare questa passeggiata di gioia. Come sentite, ci sono anche persone che passano sotto la nostra postazione e fanno sentire la loro gioia. Torniamo a Udine, non sentiamo Giuseppe Lisi, c'è un frastuono incredibile. Vai pure Francesco. Anche perché i calciatori del Napoli sono ancora all'interno del terreno di gioco, sono sommersi dai loro tifosi. Osimhen che è stato scortato sotto la curva, possono finalmente danzare insieme i supporter del Napoli con i loro eroi. Ne abbiamo citato qualcuno, qualcosa che non deve succedere adesso, perché scende qualcuno dalla curva dell'Udinese, ovviamente vuole magari entrare in contatto con gli altri e c'è una rissa. C'è una rissa in mezzo al campo, quello, c'è che una rissa in mezzo al campo. Quello che non doveva succedere, una festa rovinata. Gli ultra dell'Udinese stanno scavalcando le transenne, stanno scavalcando il campo per entrare in campo, sono venuti a contatto e ci sono delle bruttissime scene in mezzo al campo. Adesso purtroppo ci sono delle botte incredibili, ci sono dei tifosi dell'Udinese che hanno cercato un ragazzo del Napoli, lo stanno tempestando. Non vediamo di però la polizia, non vediamo la polizia in campo. Non c'è la polizia in campo, le tifoserie ci sono, si stanno, pochissimi steward che non riescono a controllare la situazione, c'è soltanto un poliziotto a protezione letteralmente del massacrando del all'interno del terreno di gioco. Ancora, è una scena ancora terribile. Ancora violenza, è una scena terribile, violenza inaudita in mezzo al campo, quello che non doveva mai succedere. Violenze inaudite in mezzo al campo, stavamo celebrando uno scudetto, stavamo celebrando la gioia, stavamo celebrando in qualche maniera il trionfo di una squadra che ha meritato di vincere questo campionato, che lo ha comandato dall'inizio alla fine, poi degli energumeni che sono scesi dalla curva. Vediamo persone con delle cinghie in mano, con delle cinture, con dei bastoni in campo, che stanno sfidando i tifosi del Napoli, ora che reagiscono, ancora c'è un contatto, ancora violenza in mezzo al campo. Adesso partono i tifosi del Napoli al contrattacco, è terribile, ma io non capisco dov'è la polizia. C'è pochissima polizia in campo che non riesce a controllare la situazione, perché ci saranno una ventina di uomini in questo momento in campo, sono pochissimi, alcuni sono a protezione della curva dell'Udinese, ma gli ultra dell'Udinese sono già entrati in campo. È una situazione davvero difficile anche per le forze dell'ordine, è difficile mantenere la calma perché abbiamo visto anche dei bambini in campo portati via rapidamente dai genitori per una situazione che non doveva succedere. Ancora è rimasto un tifoso ora dell'Udinese lì in mezzo al campo da solo e ovviamente facile preda ora della rabbia dei tifosi del Napoli, che devono poi difendersi dalle cariche della polizia che è entrata in campo. Adesso i Cellerini hanno creato un muro a protezione proprio della curva del Napoli per evitare che le due tifoserie possano entrare ancora una volta in contatto. Purtroppo uno spettacolo terribile, gentili ascoltatori. Adesso la polizia in campo è numerosa, in questo momento sono riusciti a controllare. C'è un matto, c'è un pazzo che corre a destra da solo e vuole andare chissà dove. Vuole evidentemente recuperare la posizione all'interno della curva del Napoli. È una festa bellissima,
Non, sì. Non ce l'aspettavamo questa situazione, perché è scoccata la scintilla nel momento in cui alcuni tifosi, alcuni ultra dalla curva nord dell'Udinese, che lo ricordiamo nei giorni scorsi aveva emesso un comunicato chiedendo rispetto nel festeggiamento da parte del Napoli. I tifosi del Napoli però stavano festeggiando il loro scudetto, il loro terzo scudetto, stavano festeggiando la loro storia. Sono partiti alcuni ultra dell'Udinese dalla loro curva, hanno scavalcato le transenne, sono entrati in campo, sono andati a contatto e c'è stata la violenza. Eh sì, c'è stata una violenza inaudita in mezzo al campo, abbiamo visto gente che tirava fuori le cinte e si picchiava selvaggiamente, e tutto questo a rovinare una festa che noi avevamo cercato di accompagnare anche grazie al racconto che ci è venuto, che ci è stato assicurato dalla collaborazione tecnica di Daniel Aposto. Ora c'è il pericolo che gli ultras del Napoli possano entrare in campo in grandissimo numero e andare in qualche modo così a prendersi il possesso del terreno di gioco dalla parte opposta, dove ci sono invece i tifosi dell'Udinese. E noi invece stavamo celebrando una squadra che ha dato spettacolo dalla prima all'ultima giornata di questo campionato. Ricordiamo il portiere Meret, uno dei meno battuti di questo torneo, se non il meno battuto. Ricordiamo i terzini di Lorenzo a destra, il capitano sempre presente, poi a sinistra si sono alternati Mario Rui con Oliveira in mezzo al campo, quella scoperta in cabina di regia di Luciano Spalletti che si chiama Stanislav Lobotka, incredibilmente somigliante a quello che è stato uno degli alfieri del gioco del tecnico toscano, che è stato anche qui a Udine, e stiamo parlando ovviamente di un giocatore che tu conosci bene, il Pizarro, insomma, e poi altri giocatori, le mezziali da Anghissà a Piotr Zelinski, ex udinese, come lo stesso Emmas che poteva ricoprire più ruoli nella commedia calcistica e tattica di Luciano Spalletti, da ala destra a mezzala destra, qualche volta addirittura spostato sul versante opposto. Come non ricordare l'apporto dato a questa squadra anche da Mario Rui, l'abbiamo citato poc'anzi, terzino Francesco, sinistro anche lui. Francesco, scusa, vediamo inquadrato anche Aurelio De Laurenti, sta parlando il presidente oppure no? Noi non sappiamo dove sia Aurelio De Laurentiis, perché siamo in postazione cronaca. Sta allo stadio Maradona, evidentemente. È allo stadio Maradona, allora tra poco cerchiamo di recuperare anche Giacomo Prioreschi, che si trova in prossimità dello stadio. Sentiamo Prioreschi, a te la linea. Giacomo. Sì, sì Filippo, allora qui è tutta un'altra atmosfera, mi dispiace davvero aver sentito di questi scontri a Udine. Qui è una festa incredibile, ci saranno veramente migliaia e migliaia di persone, oltre 50.000 all'interno del Maradona. Un boato ha accompagnato il finale di questa partita, tutte le persone sono sorridenti, bandiere, sciarpe, fumogeni, fuochi d'artificio, tantissimi fuochi d'artificio al gol di Osimhen, ma poi nel finale ci sono persone di tutte le età, e devo dire che al di là dei petardi, qualche petardo e sicuramente dei fumogeni e della tantissima gente, c'è anche un certo ordine qui a Napoli. Le forze dell'ordine sono schierate ma sono ferme, non si stanno muovendo assolutamente. Ci sono tantissimi bambini qui attorno allo stadio Maradona che stanno festeggiando con le nonne, con i papà. È un'atmosfera bellissima, una città in festa, è gioia pura ed è anche sport puro. Io spero di non dovervi raccontare di possibili problemi di ordine pubblico, finora non ce ne sono stati, ma è soltanto davvero una grandissima festa. C'è il sorriso di tutta Napoli che finalmente può assaporare questa vittoria dopo davvero i due passi falsi fatti nelle ultime partite. Grazie sì. Giacomo, andiamo ancora più dentro allo stadio Maradona, c'è Fabrizio Cappella. Ci può rispondere Fabrizio Cappella? Se ci può sentire, non ci sente. C'è un momento incredibile di euforia davvero spaventosa qui a Napoli, non potete immaginare che cosa sta succedendo, che cosa stia succedendo. Abbiamo sentito da Francesco Rebice purtroppo di questi incidenti all'interno del terreno di gioco. Qui a Napoli c'è un clima diverso, lo dobbiamo dire, di la festa davvero strepitosa. Non riusciamo però a raggiungere Fabrizio Cappella, abbiamo visto e abbiamo saputo che ha parlato De Laurentiis, ha ringraziato per tre volte, grazie, ha detto grazie, abbiamo vinto questo scudetto tutti insieme. Torniamo ancora alla Dacia Arena, poi chiuderemo
E intanto sentiamo da Sara Meni se è finita la partita di Empoli, risultato finale, Sara? Assolutamente sì, è stata una festa qua allo stadio Castellani, Empoli 3, Bologna 1, i gol al primo minuto del primo tempo, autorete di Lukumi che ha portato in vantaggio l'Empoli, al 46esimo ha raddoppiato Akpa Akpro per l'Empoli, al 23esimo del secondo tempo il terzo gol per gli azzurri è stato segnato da Cambiaghi, ha accorciato le distanze per il Bologna, al 43esimo Orsolini da calcio di rigore. Ringrazio Andrea Pieri per la regia e la linea può tornare allo studio. Benissimo, sentiamo ancora Manuela Collazzo, finale scudetto di pallavolo Civitanova Trento, a te la linea e poi torneremo per la chiusura, vai. Ultimi minuti di ultimi punti di Civitanova Trento, vincente il quinto set, Civitanova avanti 13-12, a te la linea. Torniamo ancora alla Dacia Arena, Francesco Repice. Anche perché tutto è stato normalizzato, diciamo così, dalle forze dell'ordine che hanno posto un cordone proprio all'altezza delle due curve per evitare che le tifoserie entrassero nuovamente in contatto come hanno fatto selvaggiamente. In tutto quello che vi abbiamo descritto in diretta, poco dopo il fischio finale, il direttore di gara che ha sancito la conquista dello scudetto del Napoli, il terzo scudetto della sua storia, noi avevamo citato praticamente tutti i giocatori della formazione di Luciano Spalletti, ne dobbiamo citare altri di quelli della zona d'attacco, in particolare Caraschelli, la grande scoperta, l'altra grande scoperta del calcio mondiale, questo georgiano che appunto ha ricordato a tantissimi Giorgio Best, Victor Osimhen, centravanti che è riuscito, forza 9, onda anomala, lo abbiamo più volte definito nel corso di questo campionato e di questa stagione, a mettere nelle porte avversarie palloni importantissimi e pesantissimi, poi Matteo Politano, poi il Ciucchi Lozano, tutti questi giocatori hanno contribuito con Dombele che è stato schierato quest'oggi anche dall'inizio alla conquista di questo terzo scudetto, un terzo scudetto in cui in pochi credevano dopo le partenze cui facevamo cenno in precedenza, un terzo scudetto che è arrivato e che adesso speriamo possa essere festeggiato utile in maniera pacifica e non come incredibilmente è successo pochi minuti fa quando appunto siamo stati costretti a raccontare, gentili ascoltatori, delle risse tra tifosi, tra due tifoserie, tra ragazzi che probabilmente nemmeno si conoscono e che si incontrassero per strada non saprebbero nemmeno cosa dirsi se non magari offrirsi un caffè e stringersi la mano. Questo è quello che può succedere all'interno di un terreno di gioco quando qualcuno fomenta odio, quando qualcuno evidentemente con i comportamenti riesce a esasperare il diretto avversario, e vedremo se qualcuno invece metterà finalmente mano a questa piaga e cercherà di placare quella che è un'ira assolutamente senza spiegazioni e che per pochi minuti seppure ha preso spazio ad una gioia invece bellissima da raccontare, che avremmo voluto raccontarvi in toto. Ora però spazio solo a quella, spazio scusa Francesco, proviamo ancora ad andare al Maradona, Fabrizio Cappella. No, non l'abbiamo, non si riesce allora, a prendere Cappella, e allora spazio ancora, soprattutto ancora Filippo Corsini a quella bandiera che sta sventolando alla nostra destra. C'è l'effigie del più grande di sempre, c'è l'effigie di Diego Armando Maradona. Abbiamo detto di lui, della sua natia Buenos Aires e del Qatar, che quest'anno ha visto trionfare l'albiceleste al Mondiale di Doha nella finale pirotecnica contro la Francia, e questa sera ancora una gioia per Diego perché i suoi vecchi tifosi, i tifosi però di sempre, così li abbiamo definiti, possono finalmente festeggiare per la terza volta ciò che lui per due volte aveva portato a Napoli, vale a dire il trionfo, vale a dire lo scudetto. Ancora tutti in campo qui a Napoli, ancora ad aspettare che venga celebrato questo scudetto, che i giocatori in qualche modo facciano rientro negli spogliatoi. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Daniel Aposto, per i più che mai interventi accanto a me opportuni in postazione cronaca Sebastiano Franco, Francesco Repice, nel ribadirvi che dopo aver pareggiato per 1-1 alla Dacia Arena di Udine, il Napoli ha vinto lo scudetto edizione 2022-2023. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte. Grazie Francesco Repice, ci risentiremo ancora, adesso torniamo alla pallavolo.